Con Marco Roccati siamo a Firenze per parlare del momento dei portieri. Che annata è stata fino a questo momento per i numeri uno d'Italia? Bah, quest'anno per i numeri uno credo che sia una buona stagione. Abbiamo avuto la fortuna di avere tanti giovani portieri che si sono affacciati a palcoscenici importanti, sia in Serie A che in Serie B. Ci sono stati a Udine, credo che abbiano lanciato un ragazzo giovanissimo che io conosco, ma loro sono molto bravi a lavorare, a Udine sono bravi a lavorare e stanno raccogliendo i risultati di anni di lavoro fatti in maniera molto, molto sana e molto, molto organizzata. Ecco, a proposito di Scuffet, può essere lui il grande erede di Buffon, visto che ha ancora 17 anni e quindi insomma ci sono grandi prospettive? Allora, sicuramente è un portiere moderno, lui è il prototipo del portiere moderno, però io ho avuto modo di conoscere il preparatore dei portieri perché ce l'ho avuto anche personalmente, grande scopritore di talenti e è un grande, grande preparatore per quello che è il prototipo di portiere moderno, quello che si richiede, quello che il calcio ora, il calcio italiano ora chiede al portiere, al ruolo del portiere. E secondo me deve completarsi, ha grandi margini di miglioramento e sicuramente in futuro avrà grosse opportunità di poter essere l'erede di Gigi. Gigi ovvio che a questa età qua era già un fenomeno quasi affermato, quindi parlare sempre di eredi di Gigi credo che sia, che non sia facile. Io glielo auguro, ha sicuramente grandi doti. È un portiere spalaldo, moderno, partecipa alla fase di gioco in maniera straordinaria e secondo me ha sicuramente delle grandi opportunità. Ecco, c'è invece un altro portiere che ha vestito la maglia della nazionale che invece rischia di perdersi, che è Marchetti della Lazio. Beh, allora, io credo che lui sia un grande portiere e credo che purtroppo quest'anno abbia un pochino pagato la situazione societaria, non tanto, un po' confusa. Forse se il portiere condiziona comunque l'esito di un campionato, però non è l'unico interprete di una stagione. Una stagione fatta da tante componenti, a volte anche di fortuna. Sicuramente lui quest'anno ha pagato il fatto che la Lazio non abbia fatto forse quello che erano le aspettative. I risultati della squadra hanno sicuramente condizionato, però rimane un grande portiere, resta un grande portiere, ha ancora tanti anni davanti perché comunque è ancora un portiere giovane, anzi forse è nella fase di miglior maturazione. Per quanto riguarda invece i portieri della Serie B, i portieri giovani della Serie B, ce ne sono parecchi. Quali sono secondo te quelli più pronti per fare il salto? Ma in Serie B quest'anno si sono affacciati anche dei giovani, lo dimostra Banescu, lo dimostra Pinsoglio. Io ho seguito alcuni portieri e secondo me ci sono dei portieri che sono in fase di rodaggio, hanno ancora bisogno di un pochino di esperienza. A Modena Pinsoglio credo che abbia fatto un buon campionato. Io ho molta fiducia in Nocchi, sono convinto che Nocchi in futuro possa raggiungere la massima serie. Branescu è un portiere che la Juventus aveva investito molto. A Torino la Juventus in primavera quest'anno aveva tre giovani portieri, Citti, Vannucchi e Emi Laudero, tutti e tre di grandi prospettive. L'Inter di Gennaro, sul quale credeva molto e ancora si stanno aspettando. Ci sono tanti portieri che hanno tutto per poter emergere.